Davvero Xiaomi, questa volta dal cofanetto, forse l'avete capito, parliamo del trapano Mijia di Xiaomi. Sigla. Davvero Xiaomi, il canale YouTube dedicato a tutte le chicche del marchio orientale. Alcune meritano, altre un po' meno. Perciò iscrivetevi e attivate tutte le notifiche per non perdervene una. E soprattutto iscrivetevi al canale Telegram Davvero Xiaomi. Ogni prodotto che vedrete qui su YouTube arriverà prima lì sopra con relativo coupon. Ora vediamo cosa hanno combinato stavolta. E allora, se vi ricordate l'unboxing, vi ricorderete benissimo anche questa confezione meravigliosa del trapano, che come al solito vi accoglie con questo design minimalista. È un dispositivo che, l'avevo detto, poteva diventare un best buy, lo diventerà, ve lo dico anche subito, dai, secondo me sì, ma sì, sì, e adesso vi spiego anche il motivo. Estraiamolo dalla confezione, che come avete visto è uno dei plus del prodotto. All'interno c'è naturalmente anche il caricatore con il cavo di ricarica Type-C, rigorosamente. È un prodotto che fa quasi da successore all'avvitatore di Xiaomi, quello che costa intorno ai 30-40 euro, piccolino, compatto, bellissimo, uno dei dispositivi più belli, però lui lo supera. Lo supera perché unisce minimalismo ad una struttura che per forza di cose deve essere un pochettino più complessa, perché qui dobbiamo perforare delle pareti. Perciò, lo avrete capito dal titolo, ci sono 6 pro e un contro. 6 pro che ho trovato neanche senza troppa fatica. Ne ho trovati 6 in effetti. Però il primo è proprio quello del design. Minimalista, ok? Io magari sono anche di parte, però potete dirmi quello che volete, ma è splendido. Cioè, è veramente splendido. Opaco, una parte leggermente più gommata per facilitare la presa. È un dispositivo comunque compattissimo se paragonato a tutti gli altri trapani avvitatori disponibili sul mercato. È un dispositivo che arriva in un cofanetto molto comodo nel quale tenere tutte le cose più necessarie, le cose necessarie per questo prodotto, tra cui le punte. Anche qui il cofanetto delle punte è meraviglioso, cioè qui veramente Mijia ha tirato fuori, secondo me, un gran prodotto. C'è poco da fare, io parlo non da esperto muratore che ho tirato su degli edifici pazzeschi, però da utente comune, utente medio che ha bisogno di un avvitatore, un trapano per la casa, secondo me ci siamo. È uno dei pro che mi viene più facile da citare. Il secondo pro, ancora più facile, è la presenza della Type-C, che purtroppo non permette di utilizzarlo mentre è collegato alla ricarica, quindi non avrete un bonus in potenza una volta che appunto lo mettete sotto carica e magari lo volete anche utilizzare, ma in generale vi dà quella libertà, no, per poterlo utilizzare senza l'ansia, no, poi di dover dire ok, devo staccare la batteria, metterla sotto carica, oppure ho bisogno del suo cavo per tenerlo correggato. No, si carica con il cavo con il quale è collegato il vostro telefono. Di che cosa stiamo parlando? Il terzo pro sono sicuramente le punte a disposizione. Ok, abbiamo questo cofanetto che contiene diverse punte. Adesso io non sono esperto di punte per trapani, però mi sembra di capire che sollevando questa parte compaiano tutte le punte pensate per scavare appunto nelle pareti. Ci sono quelle che sono più adatte a forare la parete, ci sono quelle con una punta che invece, ecco questa che ho utilizzato, adesso se riesco ad estrarla, eccola qua, questa è un pochettino più compatta ma serve proprio a scavare una volta che c'è già la presenza di un buco, mentre altre servono proprio con un punto preciso ad iniziare a creare il foro. Insomma, ci sono non milioni di punte, però ci sono quelle principali. Ok, ci sono quelle principali e vi dico, ho dovuto installare un braccio per sorreggere una televisione piccolina, 30 pollici, e queste mi hanno aiutato tanto proprio ad iniziare il lavoro. Qui troviamo anche tutte le altre punte che chiaramente tramite adattatore, che è questo qua, che si inserisce molto semplicemente nella parte del nostro trapano, in questo modo, cosa che lo apro un pochettino, così si stringe. Vedete anche la semplicità. Ho sentito alcuni che mi hanno detto che di solito, no, stringere, inserire le punte è complicato. Qua normalissimo, penso che sia una cosa abbastanza normale, però insomma molto semplice, e possiamo scegliere quale punta inserire senza problemi. Diventa un avvitatore. Diventa un avvitatore e questa è l'assist. Questo è l'assist che mi fa arrivare al quarto pro, ossia che questo avvitatore ha
questo trapano ha una doppia funzione, sia trapano sia avvitatore. E non solo, perché potete installare questo adattatore per poi inserire queste punte magnetiche a seconda di quella che vi serve appunto sul momento, ma in più abbiamo proprio un piccolo slider che ci permette di passare da una modalità trapano ad una modalità avvitatore. Questo consente di avere magari una progressione nella spinta, nella potenza, quando vogliamo magari avvitare, giusto per non partire a manetta, mentre scaricare il massimo della potenza quando vogliamo scavare dentro una parete. Perciò, veramente una bella comodità. Io vi confesso, l'ho utilizzato forse più come avvitatore, perché rispetto alla versione base, il suo vecchio papà, anche se è più piccolo di lui, la versione da 30-40 euro, insomma, l'avvitatore basta, è un po' debolucci in alcuni casi. Chiaro, non bisogna usarlo per chissà quali lavori, per dei mobili Ikea va benissimo anche quello là, però questo, quando c'è da stringere, lui sa stringere, è un avvitatore impeccabile, è la forma definitiva dell'avvitatore. Per quanto riguarda appunto la funzione di trapano, adesso ci arriviamo, perché prima vi voglio parlare, archiviate queste bellissime punte, questo bellissimo cofanetto che ogni volta mi fa impazzire, non so cosa farci, arriviamo alla quinta cosuccia che vi voglio dire tra i pro, ossia le tre modalità display. Qui, nella parte posteriore, una volta che lo mettiamo in modalità, ok, sentite già il rumore, insomma, non è proprio leggerino, però, chiaro, non è un trapano professionale, assolutamente, però abbiamo un display che ci permette di selezionare tre modalità. La prima, automatica, lui si autoregola in base alla situazione, se spingiamo a manetta, comunque lui scarica al massimo, altrimenti andiamo in modalità manuale, che con questa corona, con questa piccola rotella, ci permette di selezionare l'intensità manualmente. In alcuni casi potrebbe tornare utile, io non l'ho mai utilizzata, devo essere sincero, la modalità automatica va già benissimo, però c'è un piccolo dettaglio che sempre tramite questo tasto possiamo andare a cambiare per impostarlo nella modalità a intermittenza. Niente. Cioè, questa è la modalità che probabilmente serve in alcuni contesti che io non conosco, da non esperto, però magari c'è da scavare una parete dove con colpi costanti si riesce ad ottenere un risultato migliore, lui lo fa. Bisogna avvitare una vite che anch'essa ha bisogno di colpettini leggeri, lui lo fa. Insomma, impostare delle modalità tramite un display nella parte posteriore del trapano, per me è una chicca, perché effettivamente carino, bello, e in più ci mettono anche un display digitale, no? Tutto con questi LED. Ragazzi, forse qua entra in gioco il mio lato un pochettino più tech, però mi piace moltissimo vedere questa cosa. Altro pro è l'autonomia. È più che sufficiente per una sessione. Io non credo che voi vi mettiate ad usare un trapano per ore durante una giornata. Cioè, alla fine vi fa una sessione di mezz'ora, di un'ora. Non ho provato a star lì con il trapano acceso tutto il tempo, però lui mantiene la potenza sempre al massimo fin dal momento in cui lo caricate al massimo, ma anche quando dopo una o due sessioni non lo caricate più, lui continua a spingere al massimo. Non posso lamentarmi del discorso legato all'autonomia. Su questo poco, ma sono sicuro. Il problema qual è, quindi? È un ottimo avvitatore, ma l'unico contro è legato proprio alla potenza che è in grado di erogare in relazione appunto al perforare delle pareti, magari dei muri portanti. Lui non ce la fa, ok? Lui non riesce a scavare dentro pareti particolarmente ostiche. Se c'è del ferro, se ci sono dei mattoni pazzeschi, non lo so. Lui è ottimo per tutte le altre pareti, quelle magari meno spesse, un pochettino anche più facili da bucare, insomma, ognuno nella propria casa sa un attimino dove sono le pareti più fragili e meno fragili. Lui va benissimo come trapano, deve passare questo concetto, è un buonissimo trapano, ma è un avvitatore perfetto, non è un trapano perfetto, non è un trapano definitivo, non lo vedrete mai utilizzato in un cantiere, un affare del genere, ma in una casa sì, in una casa si può utilizzare. Secondo me è un prodotto più che valido, prima di tutto perché vi risolve la questione avvitatore. Nel caso non aveste l'avvitatore, quello più compatto, io andrei sicuramente diretto su questo, anche se quello là è più piccolo, più elegante, più comodo, però questo spinge. E con spingere intendo che spinge letteralmente come un
Trapano semiserio. Nel discorso Trapano dipende quello che ci volete fare voi. In ogni caso, il punto qual è? Costo 100 euro. Tanto? Poco? Non lo so, so solo che secondo me un prodotto così bello, così curato e con tutte queste attenzioni ai dettagli è difficile da trovare. Per me Mijia con questi abitatori ha fatto i prodotti secondo me più belli di tutta la sua lineup e ne ha fatti di prodotti Mijia, però colore, dettagli arancio, cioè è bellissimo questo prodotto, è meraviglioso, funziona, perché funziona bene, avvita da Dio, è il miglior avvitatore che secondo me voi possiate acquistare, quasi no, chiaramente, sempre, adesso non è che arriva un gommista che dice voglio un avvitatore perché mi serve, me lo no, chiaramente a livello domestico ci mancherebbe, però è fantastico, come Trapano va anche lì bene. Solo che non vi voglio confermare che magari vi riesca a bucare tutte le pareti di casa vostra. Solo questo. È per questo che ho voluto trovare un piccolo contro, ma altrimenti è un prodotto meraviglioso. 100 euro è una cifra importante. Speriamo che possa calare ancora di più nei prossimi mesi. Vediamo, lo saprete nel canale Telegram Davvero Xiaomi che vi lascio qua sotto in descrizione. Ma tutto ciò non mi fa togliere la voglia di dargli un bel 9. Per me è un prodotto bellissimo, lo utilizzerò tantissimo, già lo so, utilizzerò molto meno a questo punto il piccolo avvitatore, anche se è sempre uno dei miei preferiti, però una volta che si ha un prodotto del genere, non ti preoccupi più, non ti preoccupi più. Perciò un bel 9, se lo merita. Troverete appunto l'offerta nel canale Telegram Davvero Xiaomi, quando scenderà anche sotto la soglia psicologica dei 100 euro. In ogni caso, come idea regalo, secondo me anche questo viene apprezzato non poco, soprattutto se lo regalate a qualche amante del design, su quello zero dubbi, ma in generale è veramente comodo. E poi sicuramente sì, lo inserirò anche nel canale Telegram delle offerte, non solo Davvero Xiaomi, perché è un Trapano alla fine, Xiaomi o non Xiaomi, così è difficile trovarne, e basta. Sicuramente aspetterò i vostri commenti, sia nelle offerte del canale Telegram, ma soprattutto sotto questo video, visto che so che sicuramente ci saranno milioni di esperti di Trapani che mi diranno, guarda, c'è questo modello che funziona meglio, lo so, però almeno io vi ho dato la mia impressione con questo. E io ormai sono a posto. Come avvitatore sì, come Trapano, ma anche come Trapano sì.